Ciao a tutti, benvenuti a ML Modena. Sara, Gabri, Buonasera, ciao. Matti, Ciao. Paolo. Ciao a tutti. Benvenuto alla community Machine Learning Modena per il nostro appuntamento mensile. Quest'oggi abbiamo Paolo Galeone, che è prima di tutto team leader del gruppo di Machine Learning a Zurich Tech Italy e anche technical leader dei loro progetti inerenti al Machine Learning. È famoso anche perché ha fatto tantissimi progetti open source. Quindi oggi abbiamo modo di avere una sua sessione appunto su come allenare ed eventualmente anche dopo fare la fase di deployment di modelli fatti in TensorFlow in Go, se non sbaglio. Prima di lasciarti la parola, ricordo sempre di, finita la sessione, di compilare il form per i feedback. In questo modo noi possiamo cercare di migliorare i contenuti e allo stesso tempo anche la forma, un po' su come facciamo i nostri meeting online mensili. E allo stesso tempo, dopo, se siete interessati, abbiamo sempre la sessione di networking per fare due chiacchiere sulla sessione stessa o su altre cose. Detto ciò, lascio la parola a te, Paolo, e buona sessione a tutti. Ci becchiamo dopo. A Ciao a dopo. tutti. Ciao. A Ciao. dopo. Perfetto. Allora, adesso cerco di fare la condivisione dello schermo. Allora, share screen, dovrebbe essere questo. Ok. Allora, spero che si veda, vado in modalità presentazione e direi che possiamo iniziare. Allora, salve a tutti, grazie per essere qui stasera. Dopo una giornata di lavoro so che non a tutti, diciamo, viene questa voglia di mettersi a sentire altre cose tecniche, però spero che sia una sessione interessante. Allora, quest'oggi vi farò vedere come fare la fase di train e deploy di modelli TensorFlow in Go. Ed in particolare come passare da un saved model al deploy di questo saved model sopra un dispositivo fittizio capace di eseguire programmi Go e fare anche incremental learning, cioè continuare ad allenare il modello una volta deployato. Allora, possiamo partire. Quindi il workflow, diciamo, di un qualsiasi progetto di machine learning è bene o male quello indicato in questa figura. Cioè abbiamo la fase di collezionamento dei dati, la pulizia dei dati, l'allenamento del modello, la model selection e infine il deploy. Ognuna di queste fasi qui di solito è effettuata con tecnologie specifiche. Cioè abbiamo la fase di data gathering che dipende dalla nostra applicazione, potrebbe essere un'applicazione basata su dati provenienti da sensori, un'applicazione che ha bisogno di, non lo so, uno stream video, collezione di immagini, qualsiasi cosa. Poi solitamente c'è la fase di pulizia dei dati, perché non tutti hanno la fortuna di avere dati che sono perfetti per un'applicazione di machine learning, e quindi diciamo vanno puliti, gli va data una sistemata per essere utilizzabili. Solitamente questo viene fatto in Python utilizzando librerie come Pandas, scikit-learn e simili. E poi c'è la fase di model training che va a braccetto con la fase di model selection, in cui sì, si definisce il modello di machine learning, si fanno gli allenamenti, si scelgono le metriche e durante la fase di allenamento solitamente al termine di ogni epoca, ogni decina di epoche, dipende in funzione della dimensione del dataset, si va a fare la model selection, cioè si vanno a misurare quelle che sono le performance sulle metriche scelte e si va a scegliere, quindi a salvare da una parte, si tiene da parte il modello che ha raggiunto le performance migliori sul dataset di validation. E poi arriviamo alla fase finale, quindi il migliore dei modelli, colui che ha raggiunto sia in fase di train le performance migliori sul validation set e poi anche dimostrato di essere quello che magari meglio generalizza sul dataset di test, quindi non soffre di overfitting, deve raggiungere lo stadio finale del workflow, che è lo stadio del deploy. Il deploy è un problema. È un problema perché dipende dalla nostra applicazione, dove deve girare. Vogliamo fare un'applicazione che gira su smartphone, vogliamo fare un'applicazione che gira su un browser, vogliamo fare un'applicazione che gira sopra un dispositivo embedded. Dipende da che cosa stiamo risolvendo.
E per l'appunto, come ho scritto lì nella slide, l'ambiente di deploy influenza la scelta del linguaggio di programmazione che possiamo utilizzare. Magari il nostro dispositivo è così limitato che non possiamo utilizzare Python. E poi anche come possiamo interagire con il modello stesso, chiaramente. Perché magari, non lo so, non abbiamo una GPU a disposizione, non possiamo, dobbiamo comunque fare degli aggiustamenti al modello in funzione dell'ambiente di deploy. Per fare questo, TensorFlow ci offre un intero ecosistema. L'ecosistema di TensorFlow è praticamente descritto da questa immagine. Abbiamo che la fase di training, quindi tutta quanta la fase di training model selection, è fatta tramite API native di TensorFlow in Python. Possiamo definire i modelli utilizzando Keras, possiamo scaricare modelli pronti utilizzando dal TensorFlow Hub, possiamo definire pipeline di input per i nostri dati che sono altamente ottimizzate utilizzando la TF Data Dataset API. Possiamo fare allenamenti anche molto complessi utilizzando le distribution strategy, quindi fare allenamenti sopra CPU, GPU, perfino in TPU se abbiamo la fortuna di avere qualche, diciamo, accesso alle TPU nel cloud. E poi, una volta fatto questo, possiamo produrre il saved model. Il saved model, come potete notare, è l'unico punto d'incontro che c'è tra la fase di training e la fase di deployment. Ed è importantissimo, penso che sia lo strumento messo a disposizione dell'ecosistema TensorFlow più importante che ci sia. Questo perché? Perché dato un saved model noi possiamo fare il deployment, ma lo possiamo fare dove? Possiamo farlo sul cloud, possiamo farlo per l'appunto utilizzando TensorFlow Lite sopra Raspberry Pi, Android, iOS, utilizzando TensorFlow JS, nel browser o un server node, qualsiasi cosa in grado di eseguire comunque JavaScript. E poi, altra cosa molto interessante, possiamo in realtà utilizzare qualsiasi language binding, cioè qualsiasi altro linguaggio che sia in grado di avere questo binding fatto con TensorFlow, o meglio, con la sua C API. Quindi, il talk viene organizzato in questo modo. Abbiamo la prima parte in cui mi concentro sul saved model. Vi farò vedere come definire un saved model e quali sono, diciamo, le potenzialità del saved model, non tanto per fare la semplice inferenza, quindi ok, abbiamo il modello allenato, facciamo inferenza, ok, fatto, ma per definire un saved model che sarà qualcosa di più complicato di questo. E nella seconda parte invece ci andiamo a concentrare sopra i language bindings e in particolare su quelli che esistono per Go. Quindi partiamo da il saved model e diciamo che la cosa più importante sapere dei saved model è che sono TensorFlow programs, sono programmi. E penso che valga addirittura la pena leggere diciamo queste tre righe che ho direttamente citato dalla guida ufficiale, quindi dal guide saved model, perché chiariscono molto qual è la potenza di questo strumento. Quindi a questo punto direi che vale la pena leggerle. Quindi, a saved model contains a complete TensorFlow program, including weights and computation. It does not require the original model building code to run, which makes it useful for sharing or deploying. La cosa più importante qui è che per l'appunto contiene un intero programma TensorFlow. In particolare contiene sì i pesi, d'accordo, ma anche la computazione. Quindi contiene in realtà la descrizione della computazione. Che cosa questo programma deve fare? E per l'appunto non richiede il modello originale, quindi tutto quanto codice Python non serve, quello che abbiamo utilizzato per definire il nostro modello, ma ci serve soltanto per l'appunto il saved model. Come ho prima anticipato, i saved model quindi non sono per l'appunto trained models e basta, ma sono molto più di questo. Infatti all'interno di un saved model possiamo salvare ogni tipo di computazione. E questo è veramente potente, in quanto noi possiamo scrivere codice TensorFlow in Python e utilizzare Python per scrivere codice TensorFlow. È facile. Mentre se noi dovessimo scrivere lo stesso codice, quindi, non lo so, un modello di una rete neurale convoluzionale che fa classificazione di immagini e contemporaneamente la regressione degli n oggetti che riesce a trovare come un modello, non lo so, single shot detector. Se dovessimo fare la stessa cosa direttamente scrivendo codice C, Java, Go, C++,
sarebbe ben più complicato. Ma noi non dobbiamo farlo, non dobbiamo assolutamente preoccuparcene, in quanto il saved model che noi possiamo prendere, definire in Python ed esportare, contiene tutta la descrizione della computazione. Quindi contiene la descrizione delle convoluzioni, contiene la descrizione dei layer fully connected, i layer di dropout, qualsiasi cosa che noi abbiamo implementato in Python è stato descritto e salvato all'interno di questo modello. E la cosa molto importante da tenere a mente è che abbiamo a disposizione il TensorFlow C++ Runtime. Quindi, dato un saved model, noi questo saved model lo dobbiamo eseguire da qualche parte. Questo qualche parte deve essere in grado di avere in memoria il runtime di TensorFlow scritto in C++ ed eseguirlo. La cosa fantastica di tutto ciò è che, per l'appunto, il runtime è una libreria che noi possiamo prendere, lo scarichiamo dal sito di TensorFlow, la mettiamo all'interno del nostro programma, e questa ci dà la possibilità di caricare il saved model ed eseguirlo. E l'esecuzione non è un'esecuzione banale, è un'esecuzione che già contiene tutte quelle che sono le ottimizzazioni che sono state fatte dagli ingegneri di Google. Quindi c'è la detection automatica se ad esempio il runtime corrente è un runtime che contiene CUDA. Bene, carica CUDA in memoria e le convoluzioni, anziché essere fatte su CPU, sono fatte in GPU. Il target, ad esempio il processore, è in grado di eseguire istruzioni vettorizzate? Bene, allora le utilizziamo e così via. Quindi la computazione, tutte quante le parti implementative sono fatte e probabilmente sono fatte nella maniera migliore possibile. Quindi dobbiamo essere in grado di descrivere la computazione. Quindi per descrivere la computazione, in realtà quello che stiamo facendo in Python è creare un TF graph. E descrivere la computazione in realtà che cosa vuol dire? Vuol dire, per l'appunto, creare in Python un oggetto, questo TF graph, che altro non è che un oggetto che ha una nomenclatura sua nota, quindi è un data flow graph, che in pratica, ad esempio, come potete vedere all'interno di questa immagine, altro non è che un insieme, cioè è un grafo in cui c'è un input e c'è un output, e in cui in maniera, diciamo, naturale, quando ci sono operazioni che possono essere eseguite in parallelo, vengono eseguite in parallelo. Ad esempio, in questa immagine abbiamo che i nodi G ed H non hanno vincoli tra di loro, quindi non hanno dipendenze tra di loro e quindi possono essere eseguiti in parallelo. Questo è fantastico per il semplice fatto che, ad esempio, lo stesso data flow graph ci dà la possibilità di eseguire operazioni in parallelo sia su macchine che hanno per l'appunto multicore e quindi sfruttano questo parallelismo, oppure sulla GPU, o lo stesso data flow graph può essere fatto inserito all'interno di una distribution strategy, e questa distribution strategy fa sì che il modello venga distribuito su device diversi, quindi possiamo avere ad esempio train o anche inferenza, multi GPU oppure su nodi remoti diversi. Tutto questo viene praticamente naturale dal fatto viene naturale perché per appunto utilizziamo questo particolare tipo di dato, il data flow graph. E il TensorFlow 2, che è l'unica cosa che dobbiamo utilizzare, oramai non ha più senso utilizzare l'uno. In TensorFlow 2 questi oggetti TFGraph possono essere creati unicamente utilizzando il decoratore Python @tffunction. Per l'appunto abbiamo TFFunction, che è questo decoratore. E, diciamo, non è banale utilizzarlo a prima acchito, per il semplice fatto che viene venduto come, ok, tu scrivi una funzione Python, la decori con TFFunction e questa diventa un grafo esportabile. Non è esattamente così, in quanto bisogna tenere bene a mente che ci sono diverse fasi e diverse, diciamo, cose che vengono fatte quando una funzione è decorata con TFFunction. In particolare quello che succede è che nell'invocazione di una funzione decorata con TFFunction, tipo questa ifelif, abbiamo che nella prima invocazione viene fatta l'esecuzione in Python della funzione e il tracing, esattamente quello che viene fatto utilizzando un debugger, quindi viene fatto il trace dell'esecuzione della funzione riga per riga. Parallelamente parte anche un modulo chiamato autograph che cerca di tradurre in maniera automatica quelle che sono le operazioni, diciamo, native di Python che hanno un corrispondente nodo nel grafo. Ad esempio, se in questa funzione ifelif noi avessimo, al posto di aver utilizzato tf mat greater, avessimo utilizzato l'operatore di maggiore, autograph l'avrebbe tradotto in tf mat greater.
dopo, una volta fatta l'esecuzione, il tracing e prese anche le informazioni di autograph, queste informazioni vengono unite. Ora abbiamo tutto quello che ci serve per poter creare un grafo, e questo grafo viene per appunto generato, questo TF graph. Dopo, per motivi di performance, viene diciamo cacheato all'interno di una mappa, la cui chiave è il nome della funzione e il tipo dei suoi argomenti. E quando invece siamo in una non-first call, quando siamo in una non-first call, non facciamo altro che accedere a questa mappa, a questa cache, e dopo ottenere il TF graph da poter utilizzare. Quindi, per l'appunto, quello che io ho finora chiamato TF graph era l'equivalente TF1, ma adesso è cambiata soltanto la nomenclatura, è la stessa cosa, ma il nome ufficiale si chiama concrete function, ma è altro non è che un wrapper chiamabile, quindi invocabile, attorno a un oggetto TF graph. Allora, qui siamo invece nello scenario tipico. Lo scenario tipico è quando vogliamo fare l'export, per l'appunto, di un forward pass. Quindi quello che noi abbiamo è banalmente un modello che può essere già stato allenato da noi o addirittura preallenato, come nell'esempio qui possiamo vedere che prendiamo questo pre-trained model direttamente da Keras Applications MobileNet, questo ci scarica direttamente dal TensorFlow Hub MobileNet e ci definisce un modello. E dopo, niente, per poter fare, diciamo, l'export di questa computazione, quindi di questo modello, abbiamo la necessità, questo qui è obbligatorio, di fare un'invocazione del pre-trained model, quindi del nostro modello, sopra un input, in quanto dobbiamo triggerare quello che abbiamo detto nella slide precedente, quindi l'esecuzione e il tracing, altrimenti il grafo sarebbe vuoto. E in seguito, per esportare quindi la nostra rappresentazione della computazione agnostica al linguaggio, al saved model, quello che possiamo fare è banalmente invocare tf-saved-model-save passando il pre-trained model e dandogli la path dove salvare. Possiamo fare questo, anche se non ci sono decorazioni fatte con tf-function, in quanto noi abbiamo che quello che abbiamo scaricato, MobileNet, è un tf-keras model. È un TF Keras model, ha la relazione di ereditarietà diretta, quindi è un TF module, e un TF module è qualcosa serializzabile. In particolare, poi, abbiamo che c'è una decorazione fatta con TF function, e questa decorazione è fatta sul metodo call, quindi esattamente sopra la function invocation. Quindi la cosa interessante è che ogni computazione inserita all'interno di un TF module può essere esportata. Non importa, quindi non siamo assolutamente vincolati ad esportare soltanto un forward pass. Infatti, quello che possiamo fare è esportare il training completamente. Potenzialmente nessuno ci dice che siamo obbligati a fare il training in Python e dopo utilizzare il modello allenato sopra un'altra piattaforma. In realtà potremmo definire, per l'appunto, la descrizione del training, descriviamo il modello, descriviamo il training step, descriviamo il passo di inferenza, e abbiamo soltanto descritto questi step, e dopo li possiamo esportare come se fosse un saved model. Secondo. Allora, in pratica, quello che stiamo facendo in queste poche righe è definire il nostro modello custom. Il nostro modello custom, che è un saved model in realtà. Allora, adesso andremo un attimo nel dettaglio. In pratica, il nostro obiettivo per questo esempio è quello di classificare i dati provenienti da un sensore. Quindi supponiamo di avere un accelerometro che ci dà dei dati x, y, z relativi tipo alle accelerazioni che ha ricevuto lungo queste asse. E quello che noi vogliamo fare è utilizzare, non è il modello corretto, ma diciamo che questo è un titolo esemplificativo, utilizziamo un modello semplicemente di layer fully connected, quindi un sequential fatto da input, numero di features che sono per appunto 3, layer completamente layer denso con 32 neuroni e funzioni di attivazione ReLU e un ultimo layer di output pari al numero delle classi. Supponiamo di avere a disposizione 6 classi, quindi vogliamo classificare determinate attività, non lo so, la corsa, stare seduti, dormire, cose di questo tipo. L'altra cosa a noi necessaria è iniziare a definire quelle che sono le variabili che verranno utilizzate durante la fase di train. Quindi noi abbiamo bisogno di un contatore degli step, quindi ogni step di train, questa variabile global step verrà incrementata. Cosa importante è settarla come non trainabile.
e dopo abbiamo bisogno dell'ottimizzatore. Coloro che magari sono agli inizi nel mondo del machine learning, l'ottimizzatore altro non è che, diciamo, uno strumento che, dato il gradiente, lui va ad applicare, diciamo, una regola di aggiornamento dei parametri, detto proprio in maniera molto grezza. E qui invece vengono le funzioni vere e proprie, quelle che noi vogliamo esportare all'interno del saved model. Abbiamo la decorazione di questi metodi, ad esempio learn, sono decorate con TF function. Qui la function signature è un po' più complicata, in quanto è necessario specificare quelli che sono i parametri dei vari parametri. Ad esempio, sensor data sarà un tensore fatto da una batch size sconosciuta, quindi primo parametro non, e 3, che sono per appunto x, y, z le componenti. Stessa cosa per label, in cui abbiamo soltanto, sarà un vettore di un batch con solo scalari. Il metodo learn altro non è che un singolo step di train. Quindi quello che vogliamo fare è incrementare il global step. Vorrei fare notare che non si può utilizzare global step più uguale 1, ma bisogna utilizzare global step assignad. Questo perché, per l'appunto, non è immediata la conversione da codice Python a codice graph convertibile e bisogna avere determinate accortezze. Comunque, in ogni modo, quello che vogliamo fare è fare questo step di train. Quindi utilizziamo un gradient ape, che altro non fa che monitorare quello che succede all'interno dello scope. Quindi noi facciamo il forward pass, invocando self model sui dati del sensore, calcoliamo la loss, che non l'ho mostrato, ma poi è stata definita come attributo sempre del modello, e facciamo la loss tra le label e l'output del modello. Facciamo anche all'interno proprio della tape stessa, comunque all'interno del saved model che esporteremo, un print. Quindi possiamo printare, utilizzando tfprint, il valore quindi del global step e il valore della loss. Uscendo dalla tape, quindi uscendo dallo scope che stiamo monitorando per il calcolo del gradiente, quello che andiamo a fare è utilizzare per appunto la tape per calcolare il gradiente della loss rispetto alle variabili trainabili del modello, e dopo andiamo ad applicare, utilizzando l'ottimizzatore definito prima, questi gradienti. E dopo ritorniamo utilizzando questa sintassi del dizionario, che è, diciamo, necessaria per esportare correttamente dei saved mode il valore della loss. Senza stare a dilungarci troppo, facciamo bene o male la stessa cosa per il predict. Facciamo il forward sul modello e utilizziamo argmax per avere quello che è l'indice del neurone con la probabilità maggiore. E dopo ritorniamo stessa cosa, quindi quello che è il neurone con probabilità maggiore, quindi la classe predetta. Bene, siamo arrivati alla fine. Quello che dobbiamo fare è banalmente quello di inizializzare il nostro oggetto, quindi creiamo questo oggetto custom. Poi, sempre obbligatoriamente, è necessario fare questo, diciamo, dummy forward pass, chiamiamolo così, per l'appunto, perché è necessario triggerare quello che è il tracing, autograph e tutto quello spiegato prima, per poter costruire quindi il tfgraph. Lo dobbiamo fare per entrambe le funzioni che abbiamo decorato con tffunction, quindi sia learn che predict. Fatto questo, basta invocare tfsavedModelSave passando il nostro modello, che per l'appunto non è un modello ma è un module, quindi qualcosa di serializzabile. Inoltre, se vogliamo fare proprio le cose col massimo della pulizia, possiamo dire: va bene, la folder in cui me lo esporterai si chiamerà custom, e specifichiamo anche quelle che sono le signature da esportare. Quindi, per appunto, ci sarà una signature chiamata learn che prenderà tutti gli attributi specificati nel TF function, nella TF function decoration del metodo custom learn. Stessa cosa per i predict. Quindi, fatto questo, quello che otteniamo è quello che si vede all'interno di questo box. E questo è il nostro saved model. Il saved model di per sé è una cavolata. Quello che abbiamo è una cartella con dentro il savedmodel.pb, quindi una rappresentazione protobuf di quella che è la computazione, una cartella con le variabili, che altro non è che la serializzazione dei parametri del modello, quindi ogni cosa che era una tf.variable finisce qui dentro. E poi abbiamo opzionale una cartella asset, perché potenzialmente noi al tfsavedmodel.save possiamo infilare dentro determinati attributi, non lo so, possiamo shippare delle immagini, qualsiasi cosa, qualsiasi asset che vogliamo poi shippare con il modello stesso. La cosa che vorrei sottolineare di tutto ciò è che finora noi non abbiamo fatto niente, abbiamo soltanto descritto la computazione, non abbiamo un dataset, non abbiamo nulla, però abbiamo descritto quella che per noi è la nostra funzione di train,
di training step, del singolo training step, e qual è per noi la nostra funzione di predict. Bene, quindi possiamo passare alla seconda parte. La seconda parte è per l'appunto dedicata ai language binding e in particolare a come fare il deploy di questo saved model che abbiamo appena esportato in un programma Go. Potenzialmente questo qua sarà la simulazione del caso d'uso in cui noi abbiamo un device, per esempio un cellulare, in cui il device ha l'accelerometro che ci manda questi dati e noi vogliamo chiedere ad esempio all'utente: ehi, stai facendo risultato predetto? Non lo so, stai facendo jogging? Hai fatto jogging? Se lui dice sì, bene, facciamo lo step di train passando la label corretta. Se lui dice no, allora gli chiediamo: ok, quale attività stavi facendo? Stavo dormendo. Bene, allora noi andiamo a cambiare la label rispetto a quella predetta e andiamo a fare uno step di train per andare a modificare i parametri del modello in maniera tale da non sbagliare più in futuro le predizioni. Allora, prima di arrivare a quello, però, dobbiamo essere in grado di utilizzare i Go bindings. Quindi, abbiamo bisogno, diciamo, di un po' di prerequisiti per vedere se noi siamo in grado di utilizzare in Go i bindings per TensorFlow. Quindi, i prerequisiti, diciamo, sono questi. Allora, abbiamo Go, che ha al suo interno SeeGo, che è la Go See Foreign Function Interface, che per l'appunto è quello che ci permette di chiamare C, quindi funzioni C, non lo so, qualsiasi cosa definita in una libreria, abbiamo un header, abbiamo una libreria, bene, possiamo chiamare quindi C direttamente da un programma Go. Poi TensorFlow ha una libreria C, ha una C API, e inoltre questa libreria C è anche pre-built, quindi la possiamo direttamente scaricare dal sito di TensorFlow e possiamo scegliere se scaricarla con o senza il supporto per la GPU. Suggerisco di scaricare sempre quella con il supporto alla GPU, tanto c'è lo switch automatico nel caso. Mentre, tra l'altro, TensorFlow ha anche già una Go API che è stata creata utilizzando per l'appunto la C4in Function Interface offerta da SeeGo, e quindi niente, quello che possiamo fare è goghettare il pacchetto ufficiale. Per chi non è familiare con Go, quello che c'è da sapere è che GoGet è l'equivalente bene o male di pipinstall. E quindi, niente, bisognerà semplicemente scaricarlo. Questo in teoria. Perché nella pratica quello che succede è che, ok, installiamo la libreria C nel sistema, andiamo a fare il nuovo progetto, è l'equivalente di creare un virtual env, pensiamolo in questo modo, e dopo andiamo a fare il goget di quello che è il percorso del package dove sono presenti i binding. Come vedete sono all'interno del repository ufficiale GitHub TensorFlow TensorFlow. Bene, fantastico. Quello che succede è che non funzionano, perché per l'appunto non ho ancora ben capito che cosa stanno facendo i developer in Google, ma hanno deciso di non offrire il supporto, diciamo, immediato, quindi di non renderlo goghettabile il pacchetto, ma bisogna fare a mano determinate cose che sono manuali e ripetibili. Di conseguenza ho creato un fork, ho forkato il progetto direttamente di TensorFlow, ho fatto queste modifiche e tanto vale utilizzare il fork perché è aggiornato sempre all'ultima versione, viene deployato in automatico nel momento in cui ci sono dei cambiamenti, e banalmente quello che possiamo fare è quello che abbiamo fatto prima. Libreria C installata, creiamo un nuovo progetto, possiamo finalmente fare goget dei nostri bindings. A sto punto l'unica cosa da cambiare è questo: al posto di scaricarlo da github.com/tensorflow, si scarica da github.com/galeone. E poi specifichiamo anche qual è il tag che vogliamo scaricare, quindi quello per la release 2.4-go, che è il nome del branch che ho creato. Per verificare che tutto quanto funzioni, possiamo tranquillamente fare girare Go test e niente, fantastico, funziona, e quindi è meglio non utilizzare i bindings ufficiali, ma tanto vale utilizzare questo fork perché è al momento, penso, l'unico funzionante. Ok. Ora bisogna capire come utilizzare i Go bindings. Allora, probabilmente ci conviene leggere prima i takeaways, anche perché è leggermente noioso utilizzare i Go bindings. In pratica, quello che bisogna fare è creare un grafo utilizzando OpenScopes, creare una sessione per l'esecuzione, e la cosa da ricordarsi è che è noioso, verboso, difficile da scrivere.
però dobbiamo darci un'occhiata perché è importante. Allora, quello che c'è da fare, allora questo qui non so se ci sono molti Go developers, quindi proverò a fare un minimo, diciamo, walkthrough tra questo codice. Si importano i pacchetti necessari, tf è un alias, si definisce la funzione main e dopo si iniziano ad utilizzare quelli che sono i metodi offerti all'interno di questi due package. Abbiamo il pacchetto go che viene fatto un alias tf, abbiamo il pacchetto op che rimane op. Op contiene tutte quelle che sono le operazioni, l'equivalente bene o male di tf punto quando si utilizza Python. Quindi quello che possiamo andare a fare è creare uno scope che altro non è che la root del nostro grafo. All'interno del nostro grafo possiamo andare a piazzare una operazione, quindi un nodo costante, ad esempio diciamo che all'interno di questo grafo, chiamiamolo così, S, abbiamo piazzato questo nodo costante che è un nodo stringa e per l'appunto contiene hello from TensorFlow version, invocazione di tf.version. Quello che c'è da fare dopo è costruire il grafo a partire dalla sua descrizione, quindi abbiamo grafo finalize, quindi dallo scope possiamo ottenere un grafo, e vabbè, verifica degli errori nel caso in cui abbia fallito panic, quindi muore tutto quanto, l'applicazione esce. Dopo, una volta che abbiamo definito descritto il nostro grafo e dopo finalizzato il grafo, quindi costruito veramente, quello che bisogna fare è molto TensorFlow 1 style, per chi l'aveva utilizzato in precedenza, e quindi prendere il grafo e piazzarlo in una sessione. Sessione è un elemento interessante. Sì, gli si passa il grafo, ma poi gli si passa anche un altro parametro, che sarebbero le session options. Queste opzioni sono molto belle, nel senso che ti danno la possibilità di specificare dove questo, ad esempio, il grafo deve essere piazzato. Potenzialmente abbiamo un sistema multi-GPU, slash GPU 0, la mette sulla prima, slash GPU 1 sulla seconda. Vogliamo eseguirlo sopra un nodo remoto, grpc due punti barra barra indirizzo. E questo, se dall'altra parte c'è qualcuno che supporta il protocollo, viene fatto tutto quanto in automatico, viene deployato dove serve. Anche qui, solito handling degli errori in maniera terribile, quindi moriamo se c'è qualche problema. E dopo bisogna fare il run. Quindi, dato la nostra sessione, che contiene quindi il grafo al suo interno, dobbiamo andare a specificare quelli che sono gli input, nessuno, e qual è invece il nodo di output che vogliamo fetchare. Il nostro nodo di output è nodo C. E in pratica dopo viene ritornato una slice, che è questo output, e in cui i tipi non sono definiti, e quindi bisogna fare sempre delle type assertion per poter estrarre i tipi corretti. Ed in ogni caso, comunque, quello che avviene è hello from TensorFlow version 2.4. Ci abbiamo messo bene o male 8 minuti per commentare questa cosa, e è lunghissimo, è scomodo. Quindi, per semplificare la cosa, ho creato un altro progetto che per l'appunto si chiama TFGo. Esiste da, non lo so, ormai penso 2017, ha un po' di tempo. E fatto sta che permette di scrivere codice TensorFlow in Go in maniera umana. Quindi quello che c'è da fare è, ha un funzionamento simile, però ti nasconde la creazione del grafo, ti nasconde la creazione della sessione, e quello che ti dà la possibilità è di definire, diciamo, il tuo grafo in una maniera normale, quindi diciamo la maniera più naturale che viene in mente per poter descrivere un grafo utilizzando un linguaggio di programmazione è quello di implementare method chaining. Quindi, ad esempio, noi creiamo la nostra root del grafo, andiamo a creare dei vari tensori, che questi qui sono tipo due matrici e un vettore, e dopo quello che andiamo a fare è direttamente dal tensore, quindi questo tipo tensor di tfgo ha determinati parametri, delle operazioni che possono essere invocate. Quindi possiamo fare, ad esempio, A, moltiplicazione matriciale con X, e dopo il valore ritornato da questo, add B. Quindi stiamo facendo AX più B, in pratica. E tutto questo utilizzando method chaining, quindi senza dover stare a creare nodo, passare lo scope e così via. Inoltre ci sarebbero anche un sacco di altri problemi utilizzando la vecchia API, che non vi sto a mostrare perché ci sarebbero tipo problemi di collisioni di nomi, i scope devono avere nomi diversi, eccetera eccetera. È molto, diciamo, non piacevole scrivere TensorFlow utilizzando Go nella versione non semplificata, quindi non fatelo. Comunque, in ogni modo, quello che possiamo fare, a parte qualche giochetto, è eseguiamo esattamente come nella sessione il nostro, diciamo, grafo, specifichiamo quelli che sono gli output da fetchare,
Specifichiamo anche, volendo, delle session options. Questo qua in questo caso è vuoto, ma come ho detto prima, ci si può mettere dentro qualsiasi cosa di molto interessante per poter specificare dove eseguire, o ad esempio la percentuale di occupazione della GPU o cose di questo tipo. E dopo niente, eseguiamo, abbiamo, una volta che abbiamo ottenuto i nostri TF output, eseguiamo quello che abbiamo diciamo richiesto di eseguire, quindi possiamo printare per l'appunto il risultato del prodotto. Quindi diciamo le cose da ricordarsi è: uno, fare go get di github.com/galeone-tfgo. Questo in maniera automatica fetcherà anche il fork di TensorFlow, e quindi in questa maniera qua non si avranno problemi di nessun tipo. Bisogna direttamente fetchare galeone-tfgo, e in automatica galeone-tfgo dipende dal fork, e quindi non ci saranno problemi relativi a binding che non riescono a essere installati e cose di questo tipo. Quindi diciamo cose da tenere a mente sono: il grafo è creato under the hood, non lo vedete, ma lo potete utilizzare utilizzando metodo chaining, che è carino. L'API è semplificata, e inoltre qui non è stato mostrato, ma ci sono degli altri pacchetti, ad esempio il pacchetto image dentro TFGO, che ci permette di fare ad esempio computer vision utilizzando data flow graph. Quindi vai a descrivere la computazione che tu vorresti fare su un'immagine. Una volta che l'hai descritta, gli passi in input l'immagine, il runtime di TensorFlow esegue tutto quello che tu gli hai detto di fare, ti dà l'output. Ma adesso, una volta che abbiamo imparato bene o male com'è che si utilizza Go per utilizzare bindings per TensorFlow, quello che vogliamo fare è utilizzare il nostro saved model. Allora, il nostro saved model, quello che farà è classificare i dati di questo dataset. Il dataset è quello Wireless Sensor Data Mining Dataset, è un dataset vecchiotto, e comunque al suo interno altro non ha che, per l'appunto, delle righe in cui abbiamo la label che è l'attività, quando è stato diciamo campionato questo valore, e poi i valori dell'accelerometro lungo i tre assi. E quello che possiamo fare in Go è tutto quello che non abbiamo fatto nel saved model. Quindi noi nel saved model abbiamo la funzione di train, di un singolo train step, e abbiamo la funzione di predict. In Go possiamo fare tutto il resto, quindi possiamo andare a leggere ogni riga del dataset, possiamo andare a creare batch per utenti, possiamo fare il train, possiamo fare anche la simulazione, per l'appunto, di incremental learning, e vedere un attimo come organizzare il codice. Qui, per l'appunto, è come hanno collezionato questi dati nel tempo. Come avevo detto all'inizio, il modello che noi abbiamo definito all'interno del saved model non è esattamente quello corretto, perché per l'appunto questi sono dati di una time series, e il modello fully connected, che lavora su un singolo valore, non è esattamente la scelta corretta, ma è un esempio. La scelta migliore sarebbe stato quella di utilizzare una RNN. Quindi quello che possiamo andare a fare è, chiaramente non commenterò tutto perché altrimenti non finiremo mai, ma quello che possiamo andare a fare è definire, per l'appunto, un po' di strutture dati di comodo. Quindi che cos'è un'osservazione? Questa qui altro non è che una riga del nostro dataset, quindi in cui abbiamo l'ID, l'attività, label, timestamp, e in particolare le nostre tre componenti che ci interessano. Abbiamo una funzione new observation, che questo è un pattern che si utilizza in Go, perché anziché avere tipo i costruttori e cose di questo tipo, in Go si utilizza una funzione new, nome del tipo, che ti ritorna, per appunto, solitamente un pointer al tipo concreto. E anche l'errore, chiaramente, se c'è stato un errore. Quello che viene fatto è: gli passiamo il record, la rigaletta, il mapping che passa da, per l'appunto, attività jogging, label 1, attività running, label 0, cose di questo tipo, e ritorna un'osservazione, quindi un tipo concreto. Dopo, quello che è necessario fare è le conversioni, perché per l'appunto il nostro saved model non accetta nulla che non sia un TFTensor. E quindi è necessario definire delle, diciamo, funzioni di comodo che, dato quindi un batch di osservazioni, ti ritornano un TFTensor, quindi un pointer a un TFTensor. Quello che si fa altro non è che andiamo a prendere questo batch, andiamo a collezionare banalmente all'interno di questo di questa slice sensor data i nostri valori lungo le componenti x, y e z, e utilizziamo la TensorFlow API, sempre quella del fork, facendo TF new tensor, passandogli direttamente questa slice, e in automatico quindi questo sensor tensor sarà un pointer a un TF tensor, le cui dimensioni saranno note soltanto a runtime e saranno esattamente quelle che abbiamo passato qui, quindi una batch size 3.
Fatto questo, dobbiamo capire come poter utilizzare il saved model che abbiamo definito prima. Per poterlo fare, noi dobbiamo un attimo guardare all'interno del saved model. Per poter guardare all'interno, quello che si fa è utilizzare questo tool che viene automaticamente installato quando si installa TensorFlow in Python, chiamato saved model CLI. E quello che c'è da fare è banalmente di show, mostrami quello che c'è all'interno di custom e fammi vedere praticamente tutto. Tag serve è praticamente un default, solitamente il tag che viene messo a default quando si esporta un saved model è serve, perché per l'appunto serve per il serving. Allora, quello che a noi interessa qui è per l'appunto vedere che ci sono queste due signature def, che sono quelle che abbiamo esportato noi in Python, che hanno i nomi che gli abbiamo dato, quindi sono learn e predict. La cosa che ci interessa più di tutti sono i nomi che noi dobbiamo utilizzare da Go per poter, diciamo, accedere a questi nodi del grafo. In pratica, noi abbiamo definito le label tramite TF function, era il nome, ad esempio, all'interno della funzione learn. Avevamo, direi, due parametri che erano label e sensor data. E questi nomi, per appunto i nomi delle variabili Python, adesso sono diventati le chiavi di questo dizionario. E il nome che dobbiamo utilizzare poi quando andremo ad utilizzare questo saved model da Go sono quelli evidenziati in rosso, quindi abbiamo learn labels 2.0, stessa cosa per l'input sensor data, learn sensor data 0, e l'output all'interno della sezione output, che per l'appunto era loss, questa qua è la chiave che è data dal valore del dizionario che noi abbiamo ritornato, che era il valore di ritorno della learn, a questo nome che è stateful partitioned call. Stessa cosa per il predict. Quindi, quello che possiamo andare a fare è definire la nostra funzione learn piccola e learn grande. Allora, in Go la visibilità delle funzioni pubblico e privato si basa sul caps della prima lettera. Quindi abbiamo una funzione learn piccolo che è privata, in cui che si aspetta di avere un tensor Go, quindi TF Go model, il tensor data del sensore, e sempre lato TF tensor delle label, e non fa altro che invocare per l'appunto il nostro model, dicendo ok, devi fetchare l'output che è stateful partitioned call, per l'appunto l'output che è il valore della nostra NOS, posizione 0, quindi 2.0. E gli input quali sono? Nel tensore che vai a prendere dal modello, quindi learn sensor data e label, gli passi questi TF tensor che ti passo dall'esterno, sensor data e label. Dopo ritorna sempre uno slice e quindi dobbiamo prendere il primo elemento e non facciamo altro che dopo fare questa type assertion che serve per, in pratica vediamola come un cast, serve per castare il valore ritornato da loss.value a un valore noto, perché questa funzione per appunto ritorna un float. La funzione pubblica invece è learn, che accetta, anziché i tipi grezzi, quindi TF tensor, accetta direttamente il batch di observation, nel tipo che noi abbiamo definito prima. E quindi, banalmente, andiamo a fare di nuovo, invochiamo observation to tensor per le osservazioni, facciamo la stessa conversione da label a TF tensor di label, e invochiamo poi la learn, funzione privata, passando via modello, sensor tensor e label. Dobbiamo fare lo stesso gioco per la predict. Quindi senza stare a dilungarci troppo, la predict fa la stessa cosa, invoca partitioned call, che era l'output della prediction, l'input è solo uno, quindi sarà predict sensor data, si aspetta anche qui quella privata, lavora direttamente con tensori grezzi, quindi abbiamo sensor data che sono pointer a TF tensor. E dopo quello che andiamo a fare, sì, qua lavoriamo su un batch, quindi noi ci aspettiamo una predizione che è lunga batch size, supponiamo che le predizioni siano tutte quante relative a uno stesso individuo, quindi abbiamo un batch di valori che sono tutti quanti stati campionati dall'attività di un singolo individuo, una corsa, e quindi abbiamo, non lo so, 125 valori dei sensori campionati da un singolo individuo, mentre stava facendo una corsa. E quello che si va a fare è semplicemente andiamo a cercare quella che è la label più frequente all'interno di quelle che sono state predette e diciamo ok, questa qua è la top label, è quella che noi utilizziamo per classificare tutto quanto il batch in input. La funzione predict pubblica non va altro che a fare la conversione dei tensori, delle observation a tensore e invoca la predict, quella appena definita. Allora, mentre qui la funzione train
una sbrodolata di codice Go, che altro non fa che legge con un CSV reader, per l'appunto, dov'è il path del nostro dataset. Non fa altro che andare a creare dei batch di observation che sono tutti quanti relativi alla stessa persona, per appunto, come vediamo qua, if user è diverso da, o id o label è diverso da quello, quindi che abbiano la stessa label, che siano della stessa persona, e abbiamo la garanzia che siano sequenziali per come è fatto il dataset. E dopo, niente, nel momento in cui abbiamo letto un batch, invochiamo la funzione learn model e così via. Quindi qua siamo all'interno di questo loop infinito che uscirà soltanto quando il reader di CSV del dataset non sarà arrivata alla fine. Quello che succede è che, ok, abbiamo definito tutto quello che ci serve, quindi utilizziamo sempre tfgo per fare la load del nostro server model. Banalmente, la cosa da fare è specificare qual è il path del server model, qual è il tag da utilizzare, e qui abbiamo il nostro modello pronto. E dopo la funzione train viene invocata sul modello, questo qua è il path del dataset, e gli passiamo il mapping per fare un accoppiamento tra quelle che sono le label all'interno del dataset e i valori numerici che noi vogliamo dare in input al nostro modello. E quello che possiamo vedere è che sì, funziona. Funziona. Questa è la cosa bella, che noi, quindi con, non lo so, penso una decina di righe di codice Python, abbiamo un qualcosa, quindi questo saved model, dentro una folder che può essere utilizzato da qualsiasi linguaggio, in questo caso abbiamo fatto l'esempio con Go, ma in realtà poco importa, e che fa quello che noi gli abbiamo detto. Quindi, come possiamo vedere qui, noi abbiamo la loss che è step by step, quindi batch dopo batch, per questo determinato utente, in questo caso qui il label era l'attività dell'utente, diminuisce. Quindi a tutti gli effetti il modello converge. E quindi siamo stati in grado di esportare in questa rappresentazione agnostica una computazione, e questa computazione è il train di un modello. E quindi qui siamo arrivati alla fine. Questa qui è banalmente una simulazione per far vedere quelle che sono le, diciamo, potenzialità di utilizzare una struttura, diciamo, di questo tipo per poter avere predict, train e cose simili, ma in un ambiente che utilizza Go. Go è molto carino. È molto carino perché ha un sistema di, come lo possiamo chiamare, di comunicazione tra thread, che non si basa sopra il memory sharing, come, non lo so, abbiamo un oggetto condiviso, abbiamo il mutex e compagnia, ma in questo caso abbiamo dei channel. I channel sono queste astrazioni in cui hai un determinato thread, che chiamiamolo thread, è una goroutine. Abbiamo questa determinata goroutine che, ad esempio, infila dentro un channel determinati valori, non lo so. Abbiamo, in questo caso qui stiamo simulando la generazione di dati da un sensore. Queste osservazioni vengono costruite e vengono infilate dentro a un channel. Una routine, sempre in attesa, legge tutti quanti questi dati dal channel finché non arriva a batch size. Nel momento in cui arriva a batch size, va ad invocare la predict e dà una prediction. Questa prediction poi viene letta da quest'altro thread in attesa, che nel frattempo si è bloccato, e dice, ok, è stata predetta una label. Qua abbiamo fatto una supposizione, qui supponiamo banalmente che l'utente ha confermato, ok, guarda, abbiamo fatto la nostra predizione, diciamo che la tua attività di prima era quella di andare a correre. Sei andata a correre? Sì. Bene, lui ci ha confermato che la label è quella corretta, e quindi che cosa facciamo? Bene, diamo un feedback positivo al nostro modello, sei stato bravo, e andiamo a fare quindi uno step di train del nostro modello passando di queste osservazioni in cui abbiamo aggiornato il campo label a quella che l'utente ci ha dato. Caso reale, chiaramente l'utente potrebbe anche aver detto di no, gli andiamo a dire, ok, ma quindi che cosa stavi facendo? Mettiamo la label corretta e andiamo a dare quindi un altro feedback al modello dicendo, guarda, predizione che tu hai fatto è sbagliata, ma vai a fare uno step, magari anche più di uno, di gradient descent, vai a computare tutto quello che serve, aggiorna i tuoi parametri in maniera tale da dare la predizione corretta la prossima volta che ci sarà un problema di questo tipo. Ecco, possiamo vedere anche qui nella piccola simulazione fatta, cioè funziona, predice la label, possiamo fare il forward, abbiamo la loss, abbiamo tutto il resto. Ok, direi che siamo arrivati veramente alla fine, quindi quali sono le cose che bisogna portarsi a casa da questo talk? In pratica che i saved model sono programmi TensorFlow, sono potenti, possiamo descrivere qualsiasi cosa utilizzando primitive TensorFlow. La computazione può essere esportata come un TF graph solo utilizzando TF function, e lì
ci sarebbe un pochino da dire, ma nel caso trovate più informazioni sopra il mio blog che è linkato qui in basso, pigaleone.eu. La signature deve essere specificata quando si decorrono i metodi, vabbè, questo qui è scontato. Abbiamo che SIGO, che per l'appunto la C Foreign Function Interface di Go, ci permette di chiamare funzioni C direttamente da Go, dato che poi adesso farò una CPI, ma i Go bindings ufficiali sono una pain in the ass e non sono Go gettabili, quindi utilizzate TFGo con il fork che viene scaricato in automatico, perché questo vi permetterà di utilizzarlo e funzionerà. Poi nel caso, questa diciamo presentazione si basa sopra un blog post con una descrizione un pochino più dettagliata di quello che trovate all'interno di queste slide. C'è un use case più completo e anche altre informazioni su, per l'appunto, delle funzioni Python a corrette rappresentazioni a grafo utilizzando TFFunction. Ci sono 3 articoli su quello e trovate tutto su pigaleone.eu. E direi che è finito e vi ringrazio per l'attenzione. Paolo, bella sessione, e ti ringrazio. Adesso volevo vedere se riuscivamo a rifar salire sul palco. Allora, Gabri vedo che sta arrivando, chiedo anche a Mattia di venire qui, eccolo Matti. Eccomi qua. E dovrebbe arrivare anche Sara. E volevo vedere se c'è qualche domandina. Intanto io rinnovo, come ha detto Mattia all'inizio, la richiesta di dare feedback, quindi vi incollo come al solito il link per dare feedback, e poi è molto semplice, mlmodena.it/feedback. Eravamo circa 20-25 persone a seguire la sessione, quindi anche qui c'è stato un po' di drop, però ci sta, dai, con le riaperture, abbiamo detto anche prima, è normale che molti abbiano optato per magari andare fuori a fare qualcosa, quindi è qualcosa di atteso. Domande in questo momento non ne vedo. Ragazzi, se voi avete qualche domanda, qualche questione, qualche approfondimento che volete chiedere a Paolo, approfittando che siamo host, possiamo fare delle domande in via privilegiata. Guarda, la stavo scrivendo io, quindi te la faccio diretta. La fai live. La faccio live. No, molto interessante. Allora, io sono principalmente un utilizzatore Python, quindi ti voglio fare questa domanda per capire se c'è una comparazione tra le due metodologie. E quando tu hai parlato anche di TF.graph e l'hai introdotto appunto nell'ambito principalmente di TensorFlow 2.0, quindi viene utilizzato principalmente per riportarti in una situazione di grafo computazionale statico, cosa che tu magari precedentemente stavi utilizzando in Gearmore con il grafo computazionale dinamico. Esatto. E questo ti permette anche quindi di non avere solo, quando tu vai a fare anche la parte di ship appunto del modello, la cosa carina che tu adesso riesci a fare anche tramite questa metodologia è non solo avere la parte di pura inferenza, ma in caso di drift del modello che sicuramente appare, posso anche salvare la parte di training come grafo computazionale statico, e poi tu hai già embeddato dentro tutta la parte di session run per fare tutte le computazioni. E allo stesso tempo ho possibilità comunque di avere gli input dinamici o devono essere statici anche quelli? Quindi se magari una batch size, ipotesi variabile, è considerata, cioè può essere dinamica quella parte lì o rimane comunque statica in questo caso? Può essere dinamica se nel momento in cui tu hai esportato il TFGraph, quindi quando hai fatto l'annotazione con TFFunction, nella input shape hai settato per appunto alcuni parametri che possono essere dinamici a none. In quel momento quindi poi il grafo può essere costruito, ma circa, nel senso che questo funziona solitamente, cioè funziona sempre quando metti none nella batch size. Ma quando ad esempio vuoi fare qualcosa che può avere un input variabile in lunghezza, per dire, in tal caso non funziona. In tal caso devi avere soltanto, magari puoi esportare più grafi in maniera fissa o cose di questo tipo, ma perché deve essere in grado per appunto di costruire in maniera statica il grafo. Se tu hai qualcosa, ad esempio, un layer fully connected, il cui numero di neuroni varia dall'area dell'input, chiaramente non puoi. Certo, certo, chiarissimo, chiarissimo. Ok.
Allora, non vedo altre, non vedo domande, non so se sono tutti morti o semplicemente sei stato, penso più la seconda, che sei stato talmente chiaro che magari non ci sono, non ci sono delle, delle domande. Guarda, ti faccio un'altra domanda io, già che ci sono, dai. Vai. Siamo qua sotto l'occasione, no? No, sto guardando anche se c'era qualcosa in chat, ma eri solo te, Marco, quindi... è molto interessante perché secondo me, ti faccio questa domanda un po', se vuoi, un po' più generica, magari non è neanche una domanda, però mi sembra appunto che sia tutto il procedimento che ha fatto vedere in TensorFlow, quest'oggi lo possiamo sempre comparare anche a un approccio che tu magari puoi utilizzare con altre metodologie, con altri inference engine, quindi TensorFlow ti fa vedere la sua struttura di inferenza, come utilizzare il suo serving, come utilizzare il loro inference engine principalmente in contrapposizione a tutto l'altro mondo, ad esempio gli inference engine che stanno uscendo di OpenCV, OpenVINO, Onyx Runtime, che magari astrae direttamente le altre librerie di accelerazione. Quindi cioè, questa sarebbe comunque la soluzione all TensorFlow che tu puoi avere senza dover utilizzare parti di terzi. E già che ci sono, ti faccio questa domanda. Hai provato per caso anche, se è possibile, perché onestamente non lo so, vedere appunto, perché sappiamo che TensorFlow, la conversione con Onyx non è mai stata così immediata, e Chollet twittò tempo addietro che non aveva mai considerato di farlo anche alle richieste. Per cui ti chiedevo, hai visto se c'è, hai mai fatto anche una comparazione con la possibilità di chiamare anche, di cambiare anche engine di inferenza? Oppure no, oppure sei andato dritto sempre con comunque tutta la pipeline di TensorFlow che ci ha dimostrato che è eccezionale per questo, da questo punto di vista qua. Allora, solitamente quello che facciamo a livello sia lavorativo che diciamo hobbistico è TensorFlow puro. Solo una volta era capitato di utilizzare direttamente l'inference engine, chiamiamolo così, di OpenCV, ma sto andando indietro di un po' di anni. È quello in realtà non funzionava con i saved model, ma aveva un'altra maniera tutta sua, che lo stesso si basava su grafi statici, ma erano i famosi frozen graphs di TensorFlow, che anche lì era una roba orribile, riuscire ad esportarli in maniera corretta era, diciamo, veramente problematico, e quindi, diciamo, è stato necessario farlo, l'abbiamo fatto, spero di non farlo mai più. Quello che voglio è semplicemente utilizzare il saved model, dropparlo dove mi serve e usare quello. No, chiarissimo, chiarissimo. No, perfetto, perfetto. Sì, infatti ricordo l'esperienza dolorosa dei Frozen Graph, proprio per stessa cosa in conversione Onyx, e poi andare su, specialmente da TF1. Non so se per TF2 è cambiato, quindi infatti la domanda era anche per quello, perché... No, su TF2 sai cos'è? È che l'hanno nascosto, nel senso che in realtà... non sono più supportati in maniera ufficiale, ti ritrovi ad avere non sono più, diciamo, supportati in maniera ufficiale, e ti ritrovi che per l'appunto nella guida dice utilizzate saved model, ma in realtà se vai dentro al sorgente di TensorFlow ti ritrovi ancora lo script che dice sì, abbiamo ancora questo script qui per esportare a partire da qualcosa decorato con TF Function la versione ottimizzata con Frozen Graph, però non utilizzatelo, ho scritto così. se non fosse che se tu ad esempio hai, non lo so, stai utilizzando OpenCV versione non so cosa, e il tuo, diciamo, ti supporta soltanto il caricamento dei Frozen Graph, però hai già allenato tutto quanto in TensorFlow 2, quella è l'unica maniera. Chiarissimo. No, chiarissimo. Basta, altre cose magari le tengo per il networking, non so se ci sono domande da terzi ora. Esatto, qualche No, c'è Gabri che ha problemi col microfono e dice che questa è stata una sessione molto vicina all'hands-on, quindi una sessione molto pratica, no? E quindi si chiede se questo approccio di sessione, questo tipo di sessione possa piacere, lo chiede più che altro ai partecipanti. A me personalmente è piaciuta molto, e penso che ci sia sempre bisogno di sessioni pratiche, quindi a me onestamente interessa parecchio, anche perché poi da sviluppatore è un approccio che mi piace. Quindi se volete lasciare qualche impressione in chat o anche nel feedback, quindi potete anche farcelo avere nel modulo di feedback. L'idea sarebbe per il futuro di aggiungere, insomma, anche delle sessioni più hands-on, più pratiche. Approfitto anche a questo punto per ricordare che abbiamo sempre attiva la call for papers, la call for session,
a questo link che vi mando in chat, e comunque è sempre raggiungibile dal nostro sito. In questo momento non abbiamo delle sessioni per maggio, quindi se volete farvi sotto e proporre qualcosa per maggio, lo slot è disponibile, altrimenti proveremo noi a riempire questo slot, anche se non è detto che riusciremo a farcela, quindi se avete qualcosa da proporre sarebbe la cosa migliore. Tra l'altro, per chi magari fa il timido o la timida, ha paura di salire sul palco, vuole assistenza, vuole aiuto, siamo sempre disponibili a darvi aiuto, a preparare la sessione magari insieme a voi, a farvi una review del materiale, magari se avete un'idea ed è solo un'idea, volete condividerla con noi, contattateci perché possiamo anche aiutarvi a preparare la sessione. Dopodiché penso che faremo una pausa estiva anche per ricaricare le energie, per cercare delle nuove idee, e chiaramente la Call for Sessions rimarrà attiva, quindi anche lì, anche durante l'estate, se avete delle idee, se avete delle sessioni da proporre di qualsiasi tipo, ne abbiamo fatte alcune già nella prima parte dell'anno, avete visto i formati, ma potete anche inventarvi dei formati che non abbiamo, anzi è molto benvenuta come cosa, inventarvi magari un vostro formato nuovo, quindi insomma fatevi sotto. Ecco, questa è una cosa che ci tengo a dire, anche perché questa è una community per tutti, non vogliamo essere autoreferenziali, vogliamo che siate voi, diciamo, a occupare la posizione di speaker, non vogliamo farla noi. Ecco, se la facciamo noi significa che dobbiamo tappare un buco, e preferiamo invece che si crei una condivisione più aperta possibile, quindi fatevi sotto. Se non ci sono ulteriori domande, non mi sembra di vederne, a questo punto possiamo per la prima volta finire in tempo con la sessione tecnica e andare nella parte di networking. Ok? Quindi a questo punto la sessione qui si chiuderà e verrete tutti catapultati nella magica stanza virtuale con tutti i tavoli. Quindi io ringrazierei di nuovo Paolo per la disponibilità per la sessione. E poi ovviamente grazie. Ringraziamo tutti quanti i partecipanti che ci hanno seguito e quelli che magari ci staranno seguendo fra chissà quanto tempo su YouTube. Quindi un saluto a tutti, ci sentiamo nel networking e ci vediamo, appunto, speriamo il prossimo mese con una nuova sessione. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.